Sono Stefano Torre, ho 22 anni e di mestiere partecipo ai congressi medici per far vedere quanto sto bene. Io sono qua perché mi sono rotto i coglioni. Vabbè, l'abbiamo sentito anche ieri sera. Ma spero che la cosa sia apprezzata e condivisa, perché ciò di cui mi sono stufato sono le promesse non mantenute da parte dei politici. Ed è quella situazione nella quale una politica contraria alla dignità delle persone ci ha ridotto ad arrivare in una situazione nella quale addirittura siamo riusciti ad invertire la tendenza demografica all'allungamento della durata media della vita. Ci vogliono 20 anni di politiche scientificamente e consapevolmente proposte per riuscire ad arrivare ad ottenere un'inversione di una tendenza demografica di questo tipo. Ed ora io spererei di cercare di dare il mio contributo a che si parta per un processo che porti ad una nuova inversione, magari tra 20 anni, ma sono seriamente preoccupato nel sentire i libri dei sogni che anche stasera loro vi apriranno davanti. Vi renderete conto che sono 6 libri quasi uguali, nei quali manca la poesia. Salute. Ma non ci hai detto se sei stato precario? Sì, io vivo da precario, faccio l'imprenditore, ho una piccola azienda che si occupa di web design e come imprenditore vivo da precario ogni giorno della mia vita. Grazie. Io vorrei proporre una mozione agli altri candidati. Diciamo a 2 minuti di no, avete troppo caldo? No, i minuti. Magari non ci siamo di più e facciamo un sì, video. Va bene. Okay. Sì, va. Dipende da voi vivacizzare, cioè, voglio dire, potete rispondere anche in modo più vivace. Io ho intenzione di proibire di morire. Questo renderebbe abbastanza superfluo il dibattito sull'ospedale. Anche se devo dire che il dibattito al quale abbiamo partecipato oggi prima di venire qua, nella sua assoluta surrealtà, non ti ha convinto, insomma? No, ha superato il mio essere surreale. C'erano i primari che uno dopo l'altro si susseguivano a dire: vi prego cari politici, aiutateci ad aiutare i cittadini. Non facciamo errori come è stato fatto l'ultima volta, non buttiamo al vento certe possibilità. Ora, non solo sono surreali, ma sono anche controcorrente, perché viviamo in un mondo nel quale vivere a lungo è pericoloso, perché poi la politica non sa come fare a pagarci la pensione, a pagarci le spese sanitarie. 18 secondi. Ok. Io voglio portare Piacenza fuori dall'euro, aderire alla moneta emessa dalla banca di Bettola, il Colombo, emettere debito pubblico.
perché è ora che ci rimpadroniamo della nostra sovranità monetaria e che la piantiamo di inginocchiarci ad un ente che poi non è nemmeno un ente, ma chissà che cos'è, è quale coacervo di poteri strani, ci sottrae la linfa ogni giorno. Per cui nessun progetto, quindi, secondo te? Ma guarda, usciamo, e a questo punto che cosa vuoi, niente, che si finisca? Nessun progetto di uscire, che non costa niente. Allora, il ceto lo rendiamo navigabile, che così ci giriamo in vaporetto e in barca. Anche questa sì, è già basta automobili. Dopodiché, al posto dell'inceneritore, facciamo un bel vulcano, andiamo in profondità, peschiamo il magma, lo tiriamo su e un po' per volta facciamo crescere un bellissimo vulcano sulle cui pendici potremmo anche fare trekking, okay, oppure sciare, e soprattutto ci liberiamo di un mostro che sta veramente contribuendo in maniera determinante alla nostra salute. Oggi ci nominavano l'epidemia di malattie bronchiali di st'inverno. Ecco, una cosa ci tengo a dire. Secondo me è stato assolutamente forzato, non condivisibile, nemmeno democratico, aver deciso ora, senza aspettare l'insediamento della nuova giunta, il fatto di estendere la vita, prolungare la vita del nostro inceneritore, arrivando a bruciare in esso rifiuti provenienti dal resto dell'Emilia Romagna, okay, e poi tu mi spieghi anche potenzialmente dal resto d'Italia. Piace molto la piscina, perché la piscina non si è capito, non si è capito se sarà di 25 metri, di 33 metri, di 50 metri, oppure se sarà ad elastico, o un po' lunga, un po' corta. È flessibile, oggi va di moda flessibile. Della necessità. Ed effettivamente io invidio questa capacità, questa lungimiranza che hanno avuto questi qua dell'estrema destra nel proporre questa proposta. Che cosa non mi piace? Il fatto che dopo aver appaltato i lavori per la costruzione della nuova piscina di 50 metri alla Madonnina, abbiano ad un certo punto, per subentrati problemi con la ditta che aveva vinto, rinunciato all'appalto e speso comunque 40.000 euro, che sono un po' delle nostre tasche usciti le monetine, che sono rimasti lì, buttati assolutamente via, tutto perché non avevano ancora pensato all'elastico.